si conclude in parità 2-2, che accontenta entrambe le squadre, la gara tra la Miternina e l'Isernia. I giallorossi di mister Angelone, però, hanno da reclamare alcune decisioni prese dall'arbitro D'Aquino di Roma, visto che il rigore concesso ai Molisani nel primo tempo e poi l'espulsione diretta a Mariani nella ripresa sono sembrate troppo generose a favore dell'Isernia. Una tiratina d'orecchie ai ragazzi di mister De Bellis, perché hanno preso sotto gamba la partita quando nella seconda frazione di gioco la Miternina si è trovata sotto di una rete e con un uomo in meno per l'espulsione appunto di Mariani. Invece i padroni di casa hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e hanno trovato due reti meritate. Bravo poi il molisano Ruggeri a trovare il gol del pareggio su punizione. La Miternina ha poi concluso la gara in 9 per l'espulsione al 75esimo di D'Alessandris per fallo di reazione. Ma vediamo le azioni più salienti della gara. Al 9 del primo tempo, Panico dell'Isernia si conquista un calcio di rigore su un contatto con Di Ciccio. Sul dischetto si presenta lo stesso Panico che spiazza Schina. Al 44esimo, pericolo per la Miternina, su angolo colpo di testa di Scimò che fa la barba alla traversa. Nella ripresa la Miternina torna in campo con un altro piglio, ma al 5° rimane in 10 per l'espulsione di Mariani, al suo primo fallo in questa gara. Oltre al rosso di Mariani viene allontanato anche il dirigente giallorosso Santella. I padroni di casa non si danno per vinti e ottengono il pareggio all'11esimo, grazie al colpo di testa di De Matteis al suo primo gol della stagione. La Miternina prende altro coraggio e al 25esimo raddoppia con David Lennart, che direttamente su punizione, sul lato sinistro, infila l'incrocio. Ma l'Isernia trova il pareggio dopo 2 minuti, grazie a una punizione di Ruggeri. La Miternina si complica la vita poi rimanendo in 9 perché al 30esimo D'Alessandris commette un ingenuo fallo di reazione. In 9 la Miternina merita il pareggio, anche se al 36esimo Sabatino dal limite prova il pallonetto visto che Schina è fuori dai pali, ma è bravo il portiere scoppitano a recuperare. Ora le interviste ai due allenatori. Stavamo sotto, avevamo recuperato bene. E dispiace perché ci siamo innervositi subito quando gli ha concesso il primo calcio di rigore. E per il resto i ragazzi hanno fatto un'ottima partita, però non direi 2 punti persi, abbiamo sofferto tantissimo, siamo contenti di averla ripresa e poi l'abbiamo portata a termine perché abbiamo giocato, se non sbaglio, in 10 dal 5° o 6° del primo tempo e poi addirittura in 9 gli ultimi 20 minuti, quindi un plauso va ai ragazzi che hanno lottato su ogni pallone, hanno concesso poco e anche sul 2-2 abbiamo cercato di vincere la partita perché abbiamo avuto qualche palla importante. E dispiace per la conduzione di gara che è stata completamente a nostro sfavore e spero che ci sia stato qualcuno a vedere quest'arbitro oggi perché l'ha combinato veramente grosse. De Bellis, un pareggio giusto, no? Oddio, per come poi si è andata avanti la partita, insomma, sono rammaricato perché 11 contro 9 avremmo dovuto fare qualcosa in più. Loro sono sicuramente stati bravi a mantenere il risultato e quindi alla fine è giusto così, anzi merito a loro che in 9 sono riusciti a mantenere, anzi dandoci pure fastidio su 2 pari. La Miternina in 10 ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, invece l'Isernia cosa è successo? Quello lì sta il rammarico, abbiamo cercato pure di mettere delle persone fresche in campo per prendere quella brillantezza e dare fastidio agli avversari, però non è stato così, quindi in settimana dobbiamo capire